Milano misura i raggi ultravioletti. Qui nel nostro studio abbiamo una potente lampada che simboleggia il sole e adesso io voglio andare a leggere il valore della radiazione che colpisce il mio braccio. Ecco, vedete, qui siamo sopra i 100, 152, 153, se oriento meglio il sensore arriva sopra i 170. Secondo voi che cosa succede se io applico sul mio braccio una crema come questa? Di quanto diminuirà il valore che abbiamo appena letto? Benvenuti a Sorprendentemente, il programma dedicato alle sorprendenti capacità della nostra mente, come funziona il cervello e i suoi segreti. Oggi parliamo di luce, perché è la luce che ci permette di vedere, e però la visione sappiamo che è data da due fattori: ciò che noi vediamo con gli occhi e ciò che il nostro cervello elabora. Ma l'elaborazione del nostro cervello a volte può trarci in inganno. È il caso delle illusioni ottiche. Vediamone alcune. Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di giocare a nascondino. C'è uno che chiude gli occhi e conta fino a 10, mentre gli altri vanno a cercare un nascondiglio. Di solito si nascondono in posti dove non possono essere visti. Del resto sarebbe difficile nascondersi rimanendo in bella vista, no? Eppure potete farlo se vi camuffate bene. Guardate le creazioni di Desiree Patman. Sono delle originali opere di camuffamento. Guardate come quella persona riesce a confondersi perfettamente nell'ambiente circostante. Questo tipo di arte si chiama camuffamento ottico. Mentre la parola ottico viene solitamente associata a tutte le forme di luce, il camuffamento ottico può riferirsi anche alla invisibilità nella porzione visibile dello spettro. Nel camuffamento ottico un individuo indossa un tessuto su cui viene ripresa l'immagine della scena in cui è proiettato l'individuo stesso. Il risultato è che la persona che indossa il tessuto è praticamente invisibile. Una versione ancora più tecnologica del camuffamento ottico è l'illusione del mantello invisibile, creata dal professore russo Oleg Gadomsky. Ma come funzionano questi trucchi? Il materiale utilizzato per i mantelli è retroriflettente. Un tessuto high-tech è ricoperto da migliaia di microsfere. Quando la luce colpisce una di esse, i raggi luminosi rimbalzano esattamente nella stessa direzione dalla quale provengono. Notate come la luce riflette su altri tipi di superficie. Ad esempio, una superficie ruvida crea un riflesso diffuso perché i raggi di luce in entrata si dispertono in varie direzioni non appena la raggiungono. Di contro, una superficie liscia, come ad esempio uno specchio, crea il cosiddetto riflesso speculare, nel quale i raggi di luce incidente e quelli di luce riflessa formano lo stesso angolo tra la superficie di uno specchio. Nella retroriflettenza, le microsfere di vetro formano da prismi che piegano i raggi luminosi per effetto della rifrazione. I raggi luminosi riflessi tornano indietro e ripercorrono lo stesso percorso ottico dei raggi di luce incidente. Una persona che osserva la sorgente luminosa percepirà quindi una maggiore luce riflessa e di conseguenza vedrà un riflesso più luminoso. Un esempio di ciò è dato dai cartelli e dai marker stradali, ma anche dai catarifrangenti delle biciclette. Nel camuffamento ottico, i materiali retroriflettenti sono importanti perché possono essere visti da lontano e in piena luce solare. Due fattori fondamentali nell'illusione ottica dell'invisibilità. Che cosa fareste se poteste indossare un mantello dell'invisibilità per un giorno? Ve ne andreste in giro a osservare le persone oppure andreste dove probabilmente non vi troverebbero? Che cosa fareste se sapeste che nessuno vi vede? Il mantello dell'invisibilità può diventare oggi una realtà. In una fiera americana che si tiene ogni anno a Las Vegas è stato dato l'annuncio che un'azienda canadese presto metterà sul mercato un mantello ad usi speciali. Questo mantello, che è simile ad un lenzuolo, dona la capacità a chi lo indossa di rendersi invisibile perché è in grado di riflettere la luce e di mimetizzarsi con l'ambiente. Ma ora continuiamo a parlare di prospettive e di visioni alterate. Avete mai avuto una discussione con qualcuno perché non la vedevate allo stesso modo?
Nonostante il vostro impegno, non riuscivate proprio ad essere d'accordo. Quando due persone non la vedono allo stesso modo, vuol dire che hanno due punti di vista diversi. Ecco perché un'immagine può avere diverse interpretazioni. Queste differenti prospettive si ritrovano in alcune illusioni ottiche. Le illusioni ottiche vengono utilizzate anche per motivi pratici, come avviene nell'architettura. Guardate un po' questa foto. Le colonne del Partenone appaiono più strette al centro rispetto alla base o alla cima. Esse sono state costruite con una leggera sporgenza al centro, in modo da sembrare dritte. Questo perché le colonne tendono a stringersi vicino alla parte superiore. Perciò la base è stata fatta più spessa. Inoltre, le colonne sono state inclinate verso l'interno, così se proseguissero nel cielo, dopo un po' si incontrerebbero. Il profilo triangolare del tetto fa sembrare la cima delle colonne inclinata verso l'esterno. Se non sapeste tutte queste cose sul Partenone, pensereste mai che le colonne sono dritte? È pazzesco quanto erano furbi questi architetti. Un altro tipo di illusione ottica riguarda la prospettiva forzata, che si riferisce alla tecnica di manipolare la percezione ottica umana, utilizzando oggetti in scala e mettendoli in relazione con il punto di osservazione dello spettatore o della fotocamera. Ecco alcuni esempi di immagini che utilizzano la tecnica della prospettiva forzata. Un'altra forma di illusione prospettica è chiamata prospettiva inversa ed è stata inventata a Londra da un artista britannico di nome Patrick Hughes. La prospettiva inversa è un'illusione ottica su una superficie tridimensionale dove le parti di un'immagine che appaiono più lontano sono in realtà le più vicine. Che confusione! Stando all'invenzione di Patrick Hughes, la prospettiva inversa riguarda quelle immagini tridimensionali che danno l'impressione di vedere una superficie piatta dipinta e dotata di una vista prospettica se osservata di fronte. Ma quando l'osservatore sposta leggermente la testa, la superficie tridimensionale che sostiene la vista prospettica finisce con l'accentuare la profondità dell'immagine, accelerando anche lo spostamento della prospettiva più di quanto non riesca a fare il cervello. Di conseguenza abbiamo l'impressione, alquanto sconcertante, che l'immagine abbia una certa profondità e sia in movimento. Questa illusione è dovuta al fatto che l'immagine è stata dipinta al contrario rispetto al rilievo della superficie, quindi le parti che spuntano in lontananza sul quadro sono state dipinte insieme alla parte più distante della scena. Guardate queste immagini, intitolate Venezia che scompare. Si tratta di un'immagine in 3D con due piramidi dalla cima spuntata che sporgono verso lo spettatore. Questo è il loro aspetto reale, ma notate come i due rettangoli più leggeri, che sembrano lontani dall'estremità degli edifici, sono in realtà i loro vertici appiattiti. Dopo le illusioni ottiche che abbiamo appena visto nel nostro documentario e che tra poco continueremo a vedere, sono veicolate dalla luce. La luce è ciò che ci permette di vedere ed è per questo che noi oggi parleremo delle sue caratteristiche e delle sue particolarità insieme a Luca Maragoli del Museo della Bilancia di Campo Galliano. Ciao Luca, benvenuto sorprendentemente. Allora, tra poco tu ci racconterai bene che cosa fa il Museo della Bilancia, quali attività e perché tu oggi sei qua a parlarci di luce. Ma finiamo l'esperimento che abbiamo iniziato poco fa. Allora, io prima mi aiuti. Questo strumento qua abbiamo detto che serve per misurare la radiazione ultravioletta. Io prima ho provato a misurare qua sul mio braccio e noi abbiamo letto una radiazione, eccola qua, intorno ai 167. Cosa stiamo misurando adesso? Misurando la potenza per unità di superficie che la radiazione emana ed arriva sul braccio, in questo caso sul sensore del misuratore. Quindi watt per centimetro quadro. Watt su centimetro, watt su centimetro quadro. Ok. Allora adesso se noi prendiamo un vetrino come questo qua, sì, e ne mettiamo su un po' di crema, che fattore protettivo ha questa crema? Questa fattore è una crema media, fattore protettivo 20. Ok, vai. Ne mettiamo soltanto metà, Sì. Ok, la spalmiamo. Vabbè, secondo me tu ne hai messa addirittura troppa. Allora io questa qua la tolgo e la lascio qua. Così la spalmo per bene. E adesso proviamo a rimisurare. Allora misuriamo il sensore senza crema e vediamo che il valore è leggermente più basso perché c'è il vetro davanti. Però se appena io metto il sensore sotto la crema è incredibile perché il valore va a zero. Guardate, senza crema
con crema. Quindi anche una crema media, fattore protettivo 20, riesce ad abbattere completamente il quantitativo di raggi ultravioletti. Sì, 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 e sì, dobbiamo tenere misurato, abbiamo visto che effettivamente l'effetto questo è ovviamente molto importante, proteggersi, insomma, anche perché qua abbiamo sondato il sole con una lampada, la potenza della lampada non è simile a quella del sole, ovviamente, quindi ho l'esposizione al sole cocente, avremo degli effetti di gran lunga peggiore, cioè sì, sì, sappiamo anche qual è l'incidenza. È molto importante, sì, sì, quindi proteggersi effettivamente fa differenza, mettere la crema oppure no. E che cosa è quello strumento lì invece? Che questo strumento non è uno strumento di misura, indica solo, è un radiometro, indica solo che effettivamente la radiazione, che è la radiazione dell'onda elettromagnetica della luce, è un'onda, quindi esercita una pressione, ed avendo le lamelle nella parte riflettente e nella parte colorata, quando viene colpita dalla parte riflettente si mette a girare. Vediamo se è vero. Allora fammi capire, innanzitutto lì dentro c'è un'atmosfera rarefatta. C'è un vuoto non particolarmente spinto perché il vetro è molto sottile, però effettivamente c'è, è abbastanza rarefatta. Un po' come viene nelle lampadine. Un po' come nelle lampadine, sì, lo spessore più o meno ricorda quelle lampadine. E poi queste lamelle sono da una parte nere, sì, e da una parte riflettenti. Sì, sono colorate di nero da una parte con un colore argento, insomma, c'è certo, l'altra, e hanno un sistema di sospensione in cui si tratta di ricorrere il più possibile l'attrito, quindi un aria molto sottile. Quindi diciamo che gli effetti di attrito meccanico dell'aria sono praticamente nulli. Allora, lì adesso è relativamente in ombra, sì, e vedo che le lamelle sono ferme. Me lo passo un attimo al radiometro, perché vediamo cosa succede se lo mettiamo alla luce. Lo mettiamo qua davanti. Guarda come parte. Parte immediatamente, si viene sotto la luce diretta della lampada, quindi insomma lì l'intensità luminosa ce n'è. Quando è fantastico. Sì, 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 sì. Ma senti, uno potrebbe fare un motore che funzioni a luce? Beh sì, adesso con sistemi un pochino più valutati, un pochino più efficienti, però l'idea c'è, insomma. Spiegami bene cosa succede adesso. La radiazione luminosa colpisce la parte che assorbe, e venendo colpita mette in movimento, essendo quattro palette, ci sono inizialmente in movimento una e dopo girano. Certo, e io sicuramente se questo radiometro lo copro, piano piano rallenta, sì, finché non si ferma. Sì. Tu rimani con noi che tra poco continueremo a parlare della luce e delle sue caratteristiche, ma io voglio fare una domanda. Come prendete le vostre decisioni? Le vostre scelte sono libere o possono essere pilotate? Magari senza che ve ne accorgiate. Quando prendete delle decisioni esprimete le vostre preferenze, vero? È la vostra coscienza che sceglie in base a ciò che vi piace o non vi piace. Ne siete proprio sicuri? Alcuni studi hanno dimostrato che a volte prendiamo delle decisioni o abbiamo delle preferenze che non sempre si basano su ciò che ci piace o non ci piace. Stando agli studi dello psicologo Adam Alter, che ha scritto il libro intitolato Drunk Tank Think, i nostri pensieri e comportamenti possono decidere su alcune cose perché influenzati dagli scherzi che avvengono nella nostra mente. Anche il modo in cui sono descritte le cose cambia il modo in cui le ricordiamo. Secondo la psicologa Elizabeth Loftus, che ha dedicato gran parte delle ricerche alla memoria umana, la descrizione può distorcere la memoria, come dimostrato in numerosi esperimenti. Esiste uno studio in cui i partecipanti guardano un video di due auto che collidono. I ricercatori hanno detto a un gruppo di persone che si trattava di un urto, mentre all'altro gruppo è stato detto che si trattava di uno scontro. Dopo una settimana, gli scienziati hanno chiesto ai partecipanti se si ricordavano di vetri rotti al momento dell'incidente. Il 14% delle persone a cui era stato detto che si trattava di un urto ricordava di aver visto i vetri. Un terzo delle persone a cui era stato detto che le auto si erano scontrate pensava che ci fossero dei vetri. In verità, non c'erano affatto dei vetri. Nel caso delle auto descritte come scontrate, la realtà è stata rimpiazzata da un falso ricordo in cui dopo l'incidente c'erano vetri sparsi. Allora, state già mettendo in dubbio la vostra memoria? Vi piace guardarvi allo specchio? C'è un'ottima probabilità che siate delle brave persone. I ricercatori hanno scoperto che le persone diventano più oneste se vengono obbligate a guardare la propria immagine allo specchio. In un esperimento condotto a metà degli anni 70, ad alcuni studenti del college è stato chiesto di risolvere una serie di anagrammi entro un lasso di tempo di 5 minuti, anche se era praticamente impossibile.
possibile completare tutti gli enigmi in così poco tempo. Ai partecipanti è stato detto di fermarsi al suono di una campanella, passati 5 minuti, altrimenti sarebbero stati accusati di imbrogliare. Alcuni di loro hanno eseguito l'esercizio davanti a uno specchio, altri non hanno potuto vedere il proprio riflesso. Il risultato è stato che solo il 7% di coloro che guardavano lo specchio ha imbrogliato, rispetto al 71% dell'altro gruppo. Pare che quando le persone sanno di comportarsi male, lo specchio diventi una sorta di polizia morale che osserva quello che fanno, influenzando così il loro comportamento. Dove vi piace studiare? Avete un posto preferito in biblioteca o vi spostate spesso? Bene, il posto dove studiate può influenzare ciò che riuscite a ricordare. Le emozioni condizionano il nostro agire. È stato dimostrato che anche le scelte economiche spesso non sono razionali. Il primo a mettere in dubbio il modello razionale in economia è stato uno psicologo ed economista che si chiama Herbert Simon e che ha parlato di banded rationality, ovvero razionalità limitata. Questo concetto di economia comportamentale ci dice che prendere decisioni razionali non è semplice e dipende da fattori quali la difficoltà del compito, la quantità di informazioni che possediamo e la nostra personale capacità di rielaborare queste informazioni, variabili che ci rendono molto difficile prendere una decisione. Mischiando le ombre e i colori, l'effetto può essere davvero piacevole alla vista, ma non solo, può creare anche degli effetti spettacolari. Guardate ad esempio queste due immagini fuse tra loro. Vedrete un'animazione con due coppie di fili di anelli concentriche. Gli anelli blu si muovono leggermente e, se guardate bene, sono proprio gli anelli blu sopra quelli verdi a creare questo effetto. È come se ci fossero delle fasce scure ricorde, quelle che in francese definiscono l'effetto Moiré. Dal momento che i due modelli sono sovrapposti, la luce deve attraversare entrambi o bloccarli. Ciò significa che c'è una moltiplicazione dei due valori di trasmittanza e la moltiplicazione dei modelli che hanno le stesse frequenze spaziali genera la comparsa di diverse frequenze. È affascinante vedere come due modelli apparentemente semplici possano creare un effetto simile. Alla fine vorrete continuare a guardarli per scoprire come funziona. Guardate questa immagine di una bicicletta. Ci sono due grandi ruote grigie, vero? Ora, fissate lo sguardo sulla croce verde che attraversa il centro. Bene, rimanete lì con lo sguardo. Allora, avete visto scomparire le ruote e poi, dopo pochi secondi, ricompaiono, vero? Si tratta di un effetto di adattamento al contrasto. In fase di sfarfallio, il contrasto elevato sposta verso destra la funzione di trasferimento del contrasto. Quindi il basso valore di luminanza del contorno che definisce le ruote diventa una sottosoglia. In altre parole, per un attimo perdiamo di vista le ruote. Questo tipo di contrasto non riguarda il modo in cui vedono i nostri occhi, bensì la risposta della nostra corteccia visiva primaria. Quindi non riguarda ciò che i nostri occhi non vedono, bensì ciò che il nostro cervello riconosce. Ecco un altro esempio di differenza di contrasto all'interno di un'immagine. Guardate questa serie di immagini. Focalizzatevi sul centro della coppia, dove c'è una X. Per essere chiari, l'immagine sinistra è offuscata, mentre l'immagine destra presenta un contrasto elevato. Adesso guardate quest'altra coppia di immagini. Guardate il contrasto di entrambe le immagini. Passando da un'immagine all'altra, all'inizio vedrete un elevato contrasto sulla sinistra e un'immagine con un contrasto leggermente inferiore sulla destra. L'effetto dura solo qualche secondo e alla fine noterete che le due immagini sono effettivamente identiche. Quando i nostri occhi sono esposti a contrasti notevoli, tendiamo a fraintendere la loro nitidezza. Riusciamo addirittura a vedere dimensioni e forme in maniera diversa se presentano diverse sfumature. Date un'occhiata alla luminosità di questi quadrati in alto e in basso. Sembrano uguali, vero? Ora togliamo le barre rosse. Cambiando il contesto, i quadrati non sembrano più uguali. Basta un lieve cambiamento di sfumatura, di luce o di contrasto per alterare ciò che vediamo. Ma ciò che vediamo può essere alterato non soltanto da luci, ombre o contrasti. Per esempio, guardate questa foto. È una barca che sembra letteralmente sospesa sull'acqua. Come si fa ad ottenere questo effetto? Lo chiediamo a Luca Malagoli, fisico e responsabile scientifico del Museo della Bilancia di Campo Galliano, in provincia di Modena. Come ha fatto Luca a fare questo effetto? Probabilmente è stato ottenuto tramite dei fili.
filtri che hanno tolto una parte della componente della luce. Essendo la luce un'onda che vibra a 360 gradi, insomma, in tutto lo spazio, possiamo tagliarli via dei pezzi e far vedere alcuni colori piuttosto che altri. E come si chiamano questi filtri? Sono i filtri polarizzati. Ok, quindi i filtri polarizzati lasciano passare soltanto la luce che vibra su un piano ed escludono tutti gli altri. Non è che vibra su tutti gli altri piani, perché se abbiamo un filtro, passare la luce che vibra lungo quel piano. Certo. Se ne abbiamo due, a quel punto bisogna vedere cosa succede, perché avendo due piani che sono fra di loro anche non compatibili, si possono avere degli effetti strani. Allora, tu qui che cosa ci hai portato? Abbiamo due filtri polarizzati, uno due, appoggiati su una base. Sì. E se mettiamo un oggetto dietro, secondo dei filtri, vediamo che è possibile vedere l'oggetto posto dietro di esso. Lo vedo perfettamente. Se però io giro uno dei due filtri, non importa se quello davanti o quello di dietro, metto il giro, è sparito. È sparito completamente. Ma lo possiamo fare riapparire subito. Giro il filtro posteriore e l'oggetto torna a comparire. Me lo fai rivedere? Sì, rigiriamo quello davanti e sparisce. Sì. Rigiriamo quello dietro e ricompare. Quindi, in parole povere, è come se noi avessimo una fessura attraverso la quale fare passare la luce, giusto? Una fessura messa in un certo modo nel primo filtro, quindi passa la luce, ad esempio, supponiamo in orizzontale. Sì. Se il secondo filtro è anch'esso con la fessura orizzontale, passa la luce e vedo. Se invece se lo giro, per cui la sua fessura orizzontale diventa verticale, la luce che riesce a superare il primo ostacolo viene completamente fermata dal secondo. Ma è il nostro soggetto. C'è anche voce, sì, possiamo garantire che c'è. Un altro effetto che possiamo vedere è sempre con i due filtri. Interponiamo, questo è un foglio di plexiglass, un piano di plexiglass in cui sono stati attaccati i pezzi di scotch in modo totalmente casuale. Quello lì è scotch normale? Scotch normale, cartoleria. Ci sono in alcuni punti un pezzo di scotch solo, in altri se ne sono due sovrapposti, tre o quattro, in modo totalmente casuale. Lo metto tra i due filtri e osservo certi colori. Il colore chiaramente cambia in funzione di quanti pezzi di scotch sono sovrapposti uno sull'altro. Certo, aspetta che voglio vedere se mi metto io con la camicia bianca dietro e faccio da sfondo chiaro, vedo sì. Che per esempio qui abbiamo una sorta di croce. Sì, si è dovuta al fatto che qua si incrociano due pezzi di scotch, per cui c'è una sovrapposizione in mezzo. In altri punti vediamo altri colori. Certo, qua invece c'è una croce addirittura giallina con col centro giallino, questo qua. Sì, nella parte più in basso. Però possiamo anche vedere che se giriamo il primo filtro, sì. I colori che prima vedevamo cambiano completamente. Che bello! Bellissimo! Lo stesso motivo che dicevamo prima. Certo! Senti, sì, vediamo girando il secondo. Il secondo riotteniamo una situazione analoga alla precedente. Certo, d'accordo, qua che io faccio da schermo vivente per i nostri filtri polarizzati. Senti, noi abbiamo però portato il ventilatore, l'abbiamo messo lì come oggetto non a caso. Non a caso, no. Volevo far vedere anche un altro effetto, cioè sappiamo che il ventilatore una volta acceso, le pale si mettono a girare a una determinata frequenza. E noi non le vediamo più. E noi non le vediamo, vediamo come fosse un continuo sostanzialmente. Sì. Però è possibile congelare le pali in modo da vedere all'incirca quante sono, come se fossero ferme. Allora io chiedo ai nostri colleghi del reparto luci se possono per cortesia abbassare un attimo le luci dello studio, accendo il nostro stroboscopio e lo punto sopra al ventilatore. Ecco che il nostro stroboscopio emette una luce a lampi, vedete che lampeggia, e in questo caso le pale del ventilatore sono completamente ferme. Sembrano completamente ferme. Poi io però se faccio girare, cambio la velocità in cui lo stroboscopio lampeggia, allora le pale continuano a rigirare. Bellissimo effetto. Allora invito ancora i nostri colleghi delle luci a ridarci vita. Le pale girano. La luce mi fa vedere sempre la pala in quel punto, perché il raggio luminoso la colpisce sempre quando la pala si trova esattamente in quel punto lì. Le due frequenze del giro, le due frequenze con cui girano le pale, con cui flasha, lo strobo flash, sono uguali, un po' come l'idea del cinema, che lo vediamo continuamente perché supera la frequenza che non riusciamo a percepire. Certo. Senti Luca, voi cosa fate al Museo della Bilancia di Campo Galliano?
il museo assieme alla collezione storica di bilancia, proviamo proprio un po' a giocare con la scienza. Cioè, si chiama Museo della Bilancia perché avete tante bilance? Si chiama Museo della Bilancia perché a Campo Galliano storicamente c'erano costruttori di bilance. Nel tempo hanno dato vita al museo, lo tengono in vita sia il comune che i costruttori attuali, e hanno raccolto una collezione storica importante. Nel corso degli anni alla collezione storica è stata affiancata proprio una ricerca di divulgazione scientifica, di proprio giocare con la scienza, insomma, come le cose che abbiamo un pochino visto adesso. Allora io voglio ringraziare moltissimo Luca Malagoli, responsabile scientifico del Museo della Bilancia di Campo Galliano. Grazie per essere stato con noi, Luca, e vi voglio mostrare un'altra immagine. Guardate questo gattino, secondo voi sta salendo o sta scendendo? È una fotografia di Akash Mialani, un giovane artista newyorkese che crea illusioni ottiche con oggetti tridimensionali e figure isometriche. Divertiamoci a vederne delle altre. Un ingresso è una porta che conduce all'interno di un posto. Un'uscita è una porta che conduce all'esterno. Sembra facile, no? Ma essere dentro o fuori non è più così semplice quando si tratta di illusioni ottiche che utilizzano forme isometriche. Le immagini bidimensionali su una superficie piana possono davvero sembrare tridimensionali. L'inganno serve a rappresentare oggetti solidi e reali in relazioni spaziali percepibili dalla nostra esperienza sensoriale. Questo metodo può essere utilizzato anche per creare immagini di relazioni spaziali impossibili nel mondo tridimensionale. Tra gli esempi di questo tipo di illusione ottica ricordiamo le normali viste prospettiche di oggetti solidi o scene in 3D. Guardando più da vicino scoprirete contraddizioni interne nella scena tridimensionale che non possono esistere nella realtà. Abituati a vedere le immagini su superfici piane come la carta, la tela o le fotografie, le immagini in 3D sono una vera e propria boccata d'aria fresca. L'arte isometrica è stata creata nel lontano 1934 dall'artista svedese Oscar Rudersvall, che ha inventato proprio questa immagine di blocchi impossibili. I colori non sono quelli originali, ma la struttura è stata replicata tante volte ed è apparsa persino sui francobolli svedesi. I disegni isometrici rappresentano linee parallele sulla pagina, ma vengono inclinati a seconda del punto di vista dell'osservatore. Un oggetto che si inclina allontanandosi dall'osservatore, se guardato da una certa angolazione, sembrerà inclinato verso l'osservatore, guardandolo dalla stessa angolazione. Per capire meglio questo trucco, guardiamo il rettangolo inclinato che presenta una doppia ambiguità. Un altro esempio è questa immagine di libro aperto. Sembra che le pagine vi stiano di fronte, ma sembra anche che sia il dorso del libro a starvi di fronte. Possiamo descrivere tutto ciò come due parallelogrammi simmetrici posti l'uno di fianco all'altro su un piano. Ecco un altro esempio. Guardate questa struttura, in cui sembra ci siano tre facce di una fila di cubi, che possono essere interpretate come se fossero guardate dall'esterno o dall'interno. Di fatto, se provate, potete vederle addirittura alternate. L'illusione è ancora più evidente se andiamo alcune parti. I parallelogrammi neri in cima possono apparire anche dal basso o dall'alto. È difficile vederli alternati da sinistra verso destra, ma provateci lo stesso. Alcune illusioni ottiche mostrano una connettività ambigua o piuttosto una disconnettività nel disegno a tratteggio. Ad esempio, guardate un po' questa forchetta, la famosa forchetta di Schuster. Ed ecco un'altra versione del diapason. Guardate le diverse prospettive e i punti evanescenti. Akash Mialani lavora soprattutto sugli spazi urbani. Le sue illusioni ottiche hanno lo scopo di arricchire, di ricreare gli spazi esistenti, ribaltando la visione dei luoghi comuni e ridando colore e luce a quei luoghi che l'abitudine aveva reso invisibili. Un'altra caratteristica del linguaggio che vedremo approfondita nel prossimo filmato si riferisce a uno dei principi basilari della Gestalt, il rapporto tra figura e sfondo. Siete capaci di tenere un segreto? E cosa ne pensate delle immagini segrete? Grazie al cervello potete vedere immagini nascoste dietro a ciò che è visibile in una figura. Ad esempio, guardate questa immagine di fiori. Riuscite a vedere il volto di una donna? Il fiore rappresenta le labbra, la farfalla e il naso. Lo stelo segna i contorni del volto e le foglie sono gli occhi e le sopracciglia.
e che ne dite di quest'altra? A un primo sguardo vedrete un uomo con barba e baffi, ma poi, se date una seconda occhiata, vedrete un uomo a cavallo e una persona per terra. La maniera in cui percepiamo i singoli stimoli sotto forma di un insieme coerente può essere spiegata con la teoria della Gestalt, dove la parola tedesca Gestalt sta per forma. Il cervello cerca di vedere semplici oggetti familiari e tenta di creare un'immagine intera da questi singoli elementi, passando continuamente dallo sfondo al primo piano e rendendo visibili queste immagini nascoste partendo da un'unica prospettiva. I principi della percezione visiva della Gestalt, o leggi della Gestalt, influenzano il modo in cui raggruppiamo diverse immagini e oggetti. Tra queste ricordiamo la legge della buona forma, quella della continuità, della prossimità e della somiglianza. Un altro tipo di immagine nascosta è chiamata tassellatura e viene attribuita all'artista olandese Escher, nato nel 1898. Alcune sue opere presentano forme tassellate di pesci, cani, granchi e altri animali. Un altro tipo di illusione ottica contenente immagini segrete si chiama stereogramma ed è un disegno tridimensionale che racchiude immagini nascoste. Per riuscire a vederle bisogna fissare il disegno fino a quando non inizia a prendere forma. Proviamo con questa immagine. Ed eccone un'altra. Siete riusciti a vedere le immagini nascoste? A dire il vero, alcune persone fanno molta fatica. Per poterci riuscire, gli occhi devono lavorare insieme, come una squadra ben coordinata. Se avete difficoltà, è probabile che la vostra visione binoculare o stereovisione abbia delle disfunzioni. La stereovisione è la capacità degli occhi di vedere due immagini leggermente diverse, che poi vengono combinate dal cervello. A volte un occhio è dominante perché la stimolazione visiva trasmette male o non trasmette affatto, o perché sono presenti astigmatismo o cataratte. Se pensate di avere una stereovisione problematica, potete fare dei controlli agli occhi, magari vi faranno fissare proprio degli stereogrammi. Pensiamo di avere sotto controllo tutte le nostre decisioni, sulla base di ciò che interpretiamo o incontriamo, ma talvolta il nostro cervello può decidere al posto nostro, in base a come interagisce con gli occhi. È divertente scoprire che ci sono vari modi per manipolare la vista, e a volte facciamo fatica a credere ai nostri occhi. Siamo così giunti alla fine di Sorprendentemente, il programma dedicato alle sorprendenti capacità della nostra mente, proprio la mente dedicata all'aforisma di questa sera che del grande fisico Albert Einstein, premio Nobel nel 1921, e recita così: la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Arrivederci.